Dopo lo stop al DDL Zan al Senato, i cittadini in tutta Italia hanno iniziato a organizzare manifestazioni di dissenso per la scelta dei propri rappresentanti a Palazzo Madama di non discutere gli articoli del DDL e bloccare per almeno 6 mesi il lavoro delle commissioni sul tema. La prima città a insorgere è stata quella di Napoli. Nel pomeriggio di ieri, infatti, in Piazza Dante c'è stato un sit-in. Poche le persone che hanno accolto l'appello dell'arcigay, ma chi ha preso la parola, ha dato sfogo a tutta la sua rabbia per la bocciatura del disegno di legge. La peggior destra in Europa e nel nostro Parlamento, ha urlato Antonello Sannino, segretario del comitato arcigay Napoli Antino. È il momento di scendere in piazza. Questa è una sconfitta storica, per la sinistra. Apre in maniera preoccupante alla peggior destra populista. L'Italia da oggi diventa un caso europeo. Mentre in Svizzera approvano il matrimonio egualitario, mentre in tutta Europa viene approvato il matrimonio egualitario, c'è una legge contro i crimini d'odio legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, il nostro Parlamento boccia una legge di civiltà. Noi pensiamo che il paese sia da tutt'altra parte, quindi crediamo che in questo momento sia fondamentale scendere in piazza. Un governo fatto di politici che non tengono conto indistintamente dei loro cittadini e delle loro peculiarità, le parole di Daniela Lourdes Falanga, presidente di arcigay Napoli. Una sconfitta degli italiani, una sconfitta di una nazione che non vede nei politici il punto focale dove reggersi. La politica oggi non regge gli italiani, non regge la trasformazione che è in atto nelle scuole dove si creano spazi democratici, dove i ragazzi stanno costituendo una nuova cultura, una nuova democrazia. Il problema della politica è che oggi non regge questa evoluzione in atto.